faccio la discesa. Merda. Quella che avete appena sentito è un urlo di terrore, spavento, vero e proprio. Quando ti rendi conto di aver fatto una cazzata e hai percepito nello stesso momento il pericolo. Pericolo effettivamente di morire. Merda. Mi sono sentito veramente vulnerabile in quel momento. Se fosse andata peggio, potevo non essere qua a raccontarlo. Ed è per questo che ho detto no, voglio fare un video dedicato apposta, perché è stata una cosa talmente strana, ma allo stesso tempo una cosa che mi ha fatto veramente riflettere sulla banalità e su quanto è imprevedibile la vita, che ho voluto farci un video dedicato apposta. Vi posso anticipare che stavo andando a filmare nel bosco per il video del backflip con la moto elettrica. Io non so se YouTube mi bannerà questa parte di video o se dovrò io censurarla. Proverò a non censurarla, adesso è una crosta. Però questo è il risultato dopo una settimana da quando mi è successo questa cosa. Non è stato solo un taglio, appena mi è successo io mi sono spaventato per la forza che mi si è impressa sul collo. Ancora mi fa male, comunque a premere tutto. Subito un sacco di persone preoccupate mi hanno scritto: ah cavolo, hanno teso un fil di ferro nel bosco tra due alberi e tu ci sei passato in bici e hai rischiato di tagliarti la testa. Non è andata così. Ho filmato praticamente tutto e si vede com'è successa la cosa. Cercherò di farvi vedere il più possibile dentro questo video. Però prima di raccontarvi che cosa è successo, vado a farmi la barba perché finalmente mi posso togliere tutta questa peluria. Fa ancora male in realtà toccare, è molto sensibile per adesso proprio la ferita, è strano, non mi ero mai tagliato la gola e devo dire che è una sensazione diversa. Comunque, per ripercorrere un po' tutto l'evento e la dinamica dell'incidente, adesso andiamo nel luogo dove tutto è iniziato. Quel giorno, chiaramente, siccome dovevo prendere la talaria e diversi attrezzi al park, ho preso il furgone e mi sono recato subito in park perché dovevo recuperare tutti gli attrezzi necessari alla realizzazione del salto. Ho recuperato la carriola, una corda, due pale, due rastrelli, due picconi, tutto doppio, siccome appunto a lavorare saremmo stati io e Ivo. Però comunque era un bel po' di roba. Come ultima cosa, chiaramente, ho preso anche la motosega elettrica perché ci serviva per tagliare rami secchi dentro il bosco. Vabbè, prendo su tutte le mie cose, carico tutto sul furgone e mi dirigo verso questa location per fare il video. Questa location io non la conoscevo personalmente, me l'ha fatta vedere Ivo. Siamo andati qualche giorno prima a fare scouting, quindi a esplorare la zona, per capire appunto dove potessimo costruire questo salto. Quindi mi dirigo verso la posizione che avevamo stabilito il giorno prima per posteggiare il furgone. Sai il fatto che arrivo nella location, già quando arrivo lì ci sono tre macchine posteggiate e infatti mi sono subito stranito, ho detto: ma com'è possibile che è una zona isolata, non c'è mai nessuno e oggi che devo filmare, devo entrare con gli attrezzi, ci sono tre macchine. Vabbè, sta di fatto che cerco di fare in fretta a scaricare il tutto. Adesso andiamo a spalare. Sta di fatto che proprio mentre stavo scaricando è successa una cosa che non aveva senso. Sento il rumore di un'ambulanza che all'inizio passa via a sirene spiegate, vabbè, non ci do importanza, però poi sento che ritorna ed entra in questa vietta sterrata. E lì infatti mi sono veramente stranito. Tanto che ho mandato una foto a Ivo. Bro, che cavolo, cioè, ieri era vuoto, oggi pieno, c'è qualcosa che non va qua. Quindi velocemente ho finito di caricare tutti gli attrezzi sulla carriola e mi sono diretto verso il bosco. La sicurezza prima di tutto. Dovete sapere che tutte le volte che filmo un video io cerco di dare dinamicità ai miei video cambiando tantissimo le inquadrature e aggiungendo magari delle scenette stupide. E mentre stavo portando gli attrezzi nel bosco stavo pensando a un modo stupido divertente da inserire nel video per arrivare a sto salto. E infatti a un certo punto mi è venuta l'idea.
Sì, posso dire una cosa? È già 2 ore che cammino e mi sono rotto. Adesso inizio a correre. E a tutti gli effetti, raga, mi sono messo a correre nel bosco con la carriola piena del treno. Tra l'altro qui si aggiungeva la difficoltà che il mio obiettivo era all'inizio correre, dar l'idea del matto che correva col rumore della carriola, tutti gli attrezzi che sbattevano, però volevo perdere gli attrezzi progressivamente intanto che raggiungevo la meta, cioè il salto. Comunque all'inizio non riuscivo a perdere gli attrezzi perché il terreno era molto liscio, non c'erano sconnessioni, quindi gli attrezzi erano stabilissimi sulla carriola. Tanto che infatti, se vedete, io apposta la prima volta scuoto la carriola io con le mani per far cadere i rastrelli. E fortunatamente la prima scena era venuta esattamente come volevo. Non erano cadute tutte le pale, erano cadute solo i rastrelli e io ho continuato a correre. Siccome avevo filmato tutto in GoPro, ho deciso di piazzare anche per terra la telecamera con cui sto filmando anche adesso per avere 2 inquadrature in un punto che c'era un piccolo saltino e ho detto, cavolo, qui secondo me riesco a perdere bene le cose. Infatti provo la prima volta, però ho fatto saltare io la carriola un po' troppo e gli attrezzi sono proprio saltati giù completamente. Era però troppo ordinata la carriola, non mi sembrava abbastanza ventiera come cosa, sembrava veramente troppo costruita. Ho finito, però sono tornato indietro e ho detto vabbè, lo rifaccio. E raga, tenetevi forte perché adesso è una cosa che non crederete ai vostri occhi quando la capirete. Se hai fatto, ricarico tutti gli attrezzi sulla carriola e apposta li caricavo in modo tale che dovessero scivolare giù la carriola. Avevo proprio spostato le 2 pale sul lato destro della carriola perché volevo che cadessero solo quelle sul saltino, in modo tale da tenere ancora attrezzi sulla carriola. Vabbè, sta di fatto che prendo la carriola per fare questa seconda scena, parto a correre. Scendo da questa prima discesa, nella mia testa ho proprio pensato, adesso corro ancora un pochino più veloce così non devo far saltare io la carriola, lei salterà e le pale cadranno. Sta di fatto che è successo questo. Faccio la discesa. Ho rischiato la vita, raga. Probabilmente non si è notato nel video, ma raga, una pala mi si è puntata nel collo. E quando dico che mi si è puntata nel collo, intendo dire che proprio la lama della pala mi si è conficcata nel collo mentre correvo con la carriola. Merda. Merda. Questa è la pala incriminata, raga, e devo dire che sono stato molto fortunato perché sì, lei si è puntata esattamente in questo modo sul mio collo. Guardando in slow-mo si vede proprio che a un certo punto le 2 pale cadono ma non scivolano completamente giù dalla carriola, solo il manico scivola giù e si punta nel terreno. La pala rimane bassa, l'altra si punta in questo modo sul mio collo. E io vi assicuro che è stata una frazione di secondo. Cioè io stavo guardando le pale che cadevano, quando si è puntata mi è entrata nel collo secca in un secondo. Cioè non ha avuto tempo di reazione. Infatti se vedete la GoPro si è anche mossa molto violentemente quando ho preso la palla sul collo, perché l'impatto è stato molto violento in realtà. Mi ricordo che proprio mi ha bloccato il collo, la faccia, mentre il corpo voleva andare avanti. Ho sentito una pressione violentissima alla gola, che il mio urlo è stato proprio di paura, di spavento. Non mi aspettavo assolutamente questa cosa in quel momento. Come vi ho detto, ero lì in un mood molto stupido, cioè per me non stavo rischiando di far niente. Io sono abituato a fare cose rischiose e a prendermi i miei rischi, ma in quel momento non avevo assolutamente idea che una cosa così mi potesse succedere. Merda, ho rischiato la vita. Ma si può fare il coglione così? Ho rischiato la vita. Scemo che sono. Io mi sono veramente spaventato, avevo paura di essermi tagliato veramente la gola in maniera
serissima. La prima cosa che ho fatto è stata subito mettermi le mani alla gola per vedere quanto sangue uscisse dalla gola. Fortunatamente non ho sentito bagnato o robe pazzesche, e infatti, cioè lì raga, è stato un momento che ho detto mi sono tagliato la gola, sto per morire, e invece ho visto che usciva poco sangue e mi sono tranquillizzato. Ero comunque molto spaventato dalla situazione perché ero da solo nel bosco e sapevo che Ivo sarebbe arrivato dopo circa un'oretta. E mi sono fatto diversi video con la telecamera e anche col telefono per cercare di capire l'entità del taglio, cioè capire effettivamente se era un taglio che aveva bisogno di punti o meno, perché è una zona delicata anche, e se avevo comunque un taglio aperto aveva bisogno di avere una medicazione adeguata. Visto soltanto che più in alto era leggermente aperto ma non da punti, ho aspettato Ivo. Comunque vi lascio anche la clip post incidente dove vi spiego un po' il tutto e sentite un po' le mie parole di quel momento, ecco. Io sono cretino, cioè io adesso veramente ci si può far male così per fare una cazzata? Ma letteralmente perché volevo solo far ridere. Madonna, ho rischiato veramente, raga, eh. Perché quando spingevo la carriola ho visto che il badile si stava puntando, ma neanche il tempo di rallentare un secondo che si è puntato per terra secco e mi è venuto contro. No, ma... Comunque poi mi sono recato appunto dove dovevo spalare e ho iniziato a lavorare senza cercare di pensarci troppo, anche se faceva abbastanza male e comunque... ero ancora spaventato. Dopo un'oretta circa è arrivato anche Ivo con disinfettante e tutto, e fortunatamente mi ha rassicurato sul fatto che il taglio era marginale. Così è una grattata, una grattata, cioè, per fortuna. Una bella grattata e basta. Qua sembra proprio solo, sai, sì. Un pezzo di pelle. È stato veramente una bruttissima situazione, e vi assicuro che io di situazioni di tensione, di paura, di comunque dove metto a rischio la mia vita, ne ho vissute tante, però sempre con un certo controllo, nel senso che mi assumevo sempre io il rischio di quello che stavo andando a fare, in particolare in bici, in moto, tutto quello che faccio. So che ci sono delle conseguenze se sbaglio, ma mi assumo io la consapevolezza. In questo caso non ho valutato il rischio e la cosa mi ha assolutamente spiazzato. Nella mia mente non c'era la possibilità di farmi male in quel momento, in quel modo. Eppure ho rischiato a tutti gli effetti di morire. Non voglio mettere giù dura, ma se avessi preso un altro punto, o magari non mi fossi tolto in fretta, o avessi messo più pressione quando la pala mi è arrivata sul collo, avrei potuto tagliarmi veramente... Non voglio dire cose che vi urtano la sensibilità, ma avrei potuto veramente morire nel bosco in maniera stupidissima. Madonna, raga. Può spaventare questo discorso, ma preferisco farlo. Mi piace raccontare su YouTube. Io credo che questa esperienza mi sia servita assolutamente da lezione. Va bene fare il coglione, va bene fare i video, ma quando si ha a che fare con attrezzi o lavori in generale, bisogna sempre prestare attenzione. Sembra una frase fatta dalla mamma, ma tutti gli effetti hanno ragione le mamme, raga. E quella mattina mia mamma stessa, che gli avevo detto: mamma, vado a filmare il backflip con la moto, mia mamma ha detto: non farti male come ogni mamma. Cioè, io non mi faccio male facendo i backflip con la moto e vado a farmi male con la pala. Adesso ci rido su e ci scherzo su per sdrammatizzare la cosa, facendo un video dove correvo cioè, ma ne vale la pena? Raga, bisogna usare la testa sempre.